Allora, oggi vi faccio salire su un appartamento strabello. Sono sulla Torre Aria, Varesine di Porta Nuova, per questo evento, Cucine d'Italia, per il fuorisalone. Adesso entriamo, siamo a un decimo piano. Guardate che meraviglia. Io mi faccio le schermate, ti faccio organico, spiegami bene che cosa fai, cosa hai fatto, Morrone. Max, come stai, bellezza? Tutto bello? Comunque qui dentro di qualità, insomma, sì, funziona, è chiaro che funziona e non funziona. Diciamo che si stanno anche formando loro come clienti, perché magari fino a 10 anni fa era Ecco Paul Pablo, lo incontriamo adesso anche qua. si è un po' Ciao. ciao. Oh, guardate che bello, si vedono anche i giardini d'inverno. Sono a buon punto, sarà un buon settimo piano. Torre Solea, il Chiorre Gioia. Si sentirebbe troppo sobrio. Sì, Di qua si vede anche City Life, l'Unicredit. Sì. E poi a Miami c'è una zona che è Bal Harbour, no? Questo è il Miami, cantiere del che è... Questo amico Nido. adesso si è trattato di qualche discount. Adesso vi Oh, faccio la vedere parte è più l'appartamento tradizionale. cadendo di un piano. Sì, e poi rimasta la parte, diciamo, della borghesia. Alle 3:05 vado via. Non hai bisogno di me. Ah, il caffè non manca. Allora, qua abbiamo un primo bagno. Qui abbiamo una piccola camera da letto con vista d'uomo. Meraviglia. Meraviglia. Tutti armadi al muro. Questa è la tipica architettura delle case americane, cioè camere da letto molto piccole con armadi a muro e per dare più spazio alle zone living. Infatti questa zona è molto grande. Allora, adesso andiamo su. Ciaone proprio, bellissimo. Ringraziamo Porta Nuova, Residenze Porta Nuova che seguiamo e tagghiamo sempre su Instagram per averci accreditato a questo evento del fuorisalone che è uno show cooking. E adesso andremo di sotto a guardare un po' come si cucina perché io so cucinare veramente proprio poco. Mamma mia. Cioè io vivrei in bagno. Guardate che bello. Con la musica stimolante. Ecco qua il terrazzino. Ma funziona? Ah, funziona. La camera da letto, guardate che bello il logo di Porta Nuova. Questo è il logo ufficiale di Residenze Porta Nuova. Stupendo, stupendo. Vediamo se possiamo uscire anche di qua. Wow. Eccoci qua. Quindi, come dicevo prima, questo è il cantiere del Nido, la biblioteca degli alberi che si vede di là, via Melchiorre Gioia.
di qua abbiamo non il 360 come avevamo ieri dalla Torre Breda, abbiamo un 180 gradi, sì, un buon 180 gradi, quindi vediamo da Repubblica, quindi vediamo le torri di Turati, al Duomo, al Castello, fino a City Life, si vede in lontananza, vabbè, l'Unicredit, il grattacielo più vicino, Bosco Verticale. Vi faccio vedere anche giù. Tra l'altro, sicuramente ci sarà un bellissimo tramonto oggi, perché ha piove da 2 giorni, da 3 giorni, e oggi mi sa che si è liberato un po' il cielo. Di qua abbiamo un piccolo guardaroba. Una cabina armadio stupenda. Questa è una scarpiera utile, molto utile. Pigiamones. Qui abbiamo ancora Paul Pablo. Sei qua, sei. Pazzesco, fra. Bellissimo. Bella, molto bella. Stupendo. Molto più lussuosa anche rispetto. Sera. Buonasera. Sera. Adesso torniamo di sotto. Ah, ma qui c'è una parte della casa che avevo dimenticato di guardare. Questa è un'altra camera da letto. Un'altra camera da letto con un'altra cabina armadio. E questo invece affaccia proprio sugli uffici Coima e Biblioteca degli Alberi. Si vede il rasoio che è ancora bruttino, ma stanno completando. Questo che cos'è? Una stanza segreta. No, voglio troppo entrare. Non si apre. Questo è un altro bagno. Che bello, il cesso nero. Va bene, dai, io vi saluto. E vi do appuntamento al prossimo grattacielo.